Inizia da Bardonecchia il nostro viaggio nei comuni del territorio metropolitano che dal 13 al 23 gennaio 2025 saranno protagonisti dei FISU Game di Torino. La località alpina dell'Alta Val di Susa è fortemente impegnata verso il prossimo grande appuntamento che l'attende, così come ci spiega la sindaca Chiara Rossetti. Siamo davanti al Palazzo delle Feste di Bardonecchia insieme con la sindaca Chiara Rossetti per fare il punto su un grande evento che dal 13 al 23 di gennaio animerà anche il comune di Bardonecchia, le Universiadi, Universiadi 2025. E da qualche giorno è allestita proprio qui al Palazzo delle Feste al primo piano una mostra sullo spirito delle Universiadi, fino al 17 sarà possibile visitarla, questo è un primo tassello. Come si sta preparando Bardonecchia a questo grande evento? Bardonecchia si sta preparando molto bene, direi. Il fatto di ospitare qui la mostra presso il nostro Palazzo delle Feste ci ha fatto veramente entrare nel vivo dell'evento. Questo è il cuore pulsante di tutta la cittadinanza. Ospitiamo adesso gli uffici comunali, ospitiamo il centro culturale, per cui poter avere delle persone che vengono qui a visitare la mostra per noi è veramente motivo d'orgoglio. Il fatto di aver potuto anche passeggiare per la via principale, per il centro commerciale con la mascotte è un altro valore aggiunto, in quanto gli operatori commerciali, i nostri residenti, i nostri turisti hanno cominciato a capire che siamo veramente quasi al dunque, infatti mancano poco meno di 140 giorni. Praticamente stiamo lavorando su due ambiti, uno è un lavoro molto pratico e molto tecnico, ovvero quello di adeguamento degli impianti di risalita per ospitare le gare, e questo lo stiamo appunto facendo in stretta collaborazione con gli impianti di risalita, e l'altro invece è un lavoro di comunicazione e di conoscenza del territorio, perché quello che vorremmo è che queste Universiadi non siano fine a loro stesse ma siano un lancio verso il futuro per Bardonecchia. Quello che ci piacerebbe fare e per cui stiamo lavorando è proprio legare il nome di Bardonecchia a tutti gli universitari, ai ragazzi dell'università che possono trovare qui in Bardonecchia la loro seconda casa e soprattutto praticare tutti gli sport che Bardonecchia può offrire.